Buongiorno a tutti. Come forse intuite dalla location alle mie spalle e dal canto delle cicale, non era mia intenzione fare questo video in realtà. Però ho preso spunto da un post che ha fatto Enrico Melozzi, se volete lo trovate sulla sua pagina Facebook, che poi è stato reinoltrato da Giovanni Allevi, per affrontare una questione di cui sento parlare da tanti di quegli anni, che la barba nel frattempo mi è diventata bianca. Ovvero sia della questione musicisti classici e improvvisazione. Melozzi dice fondamentalmente i musicisti classici non conoscono l'armonia e non sanno improvvisare. Allora, perché si chiama questo video la sagra del luogo comune? Perché come sempre in questa vecchia diatriba che c'è tra musicisti classici, fondamentalmente da una parte i jazzisti dall'altra, c'è un po' di vento, spero che sentiate bene. Fondamentalmente sono tanti anni che sento ripetere le stesse cose e spesso sento ripetere le stesse boiate o quantomeno gli stessi luoghi comuni. Detto in altri termini, se mi puntasse una pistola alla tempia e mi chiedeste è vero che i musicisti classici non sanno improvvisare, la risposta sarebbe sì, mediamente è vero. Ma ripeto, con una pistola puntata alla tempia, poi ci sono talmente tanti distinguo, tante cose da specificare, tante cose da chiarire che come direbbe quello, la domanda è mal posta. È vero che mediamente i musicisti classici non hanno nell'improvvisazione il loro core business, però è anche vero che qualunque organista, e non dico organista classico perché ne esiste forse solo un tipo di organisti, qualunque organista sa che invece l'improvvisazione è una parte molto importante della sua formazione. Qualunque clavicembalista che suoni della musica del Settecento, un recitativo secco di un'opera del Settecento, di Mozart, di Rossini, di chi volete, sa benissimo che ha una vaga indicazione degli accordi, non diversamente da quello che fanno i jazzisti, che hanno una griglia di accordi e poi improvvisano su questa griglia di accordi. Per cui, perché dico che il problema è mal posto? Innanzitutto perché è un problema che secondo me oggi non si dovrebbe proprio porre più. Nel senso, sono tanti anni che sento la diatriba musicisti classici da un'altra e fondamentalmente jazzisti dall'altra. Poi gli altri forse non vengono neanche granché considerati. I musicisti classici fondamentalmente si ritengono, come dire, eredi e padroni e testimoni della musica con la M maiuscola, e per certi versi la cosa è sicuramente vera, nel senso che la grande tradizione della musica colta, diciamo, quella che va dal 600 fino ai primi del 900, indubbiamente passa attraverso lo studio del conservatorio, attraverso gli autori che si studiano in conservatorio, e insomma, questo è un passo difficilmente eliminabile. Poi c'è chi vi dirà, ma i grandi geni del Novecento, tipo Stravinsky, non avevano fatto il conservatorio e se l'avessero fatto non sarebbero diventati Stravinsky. Magari è anche vero, ma non è questo il punto. Il punto è che il conservatorio, per definizione, e c'è già in nome nomen, conserva, cioè è depositario di una tradizione che tende a conservare e a tramandare attraverso le generazioni. Per cui lo studio che avrà fatto di pianoforte un allievo 10 anni fa non è tanto tanto diverso da quello che ha fatto uno studente di pianoforte 100 anni fa, alla fin fine. Tutto sommato, con delle modifiche, degli aggiornamenti, degli ammodernamenti per certi versi, ma insomma, ma la grossa parte dello studio fondamentalmente è la stessa. Per cui, perché dico che la domanda è mal posta? Perché, innanzitutto perché non è vero che non ci sono dei musicisti classici capaci di improvvisare, ce n'è qualcuno che improvvisa molto bene e lo fa perché magari l'orecchio assoluto e quindi gli viene praticamente facile, ma non è che se non hai l'orecchio assoluto non puoi improvvisare, ci mancherebbe pure. Allora conosco tanti eccellenti jazzisti che non hanno l'orecchio assoluto eppure suonano in maniera divina. In più per l'improvvisazione ci vuole probabilmente anche una certa predisposizione e poi ci vuole lo studio dell'improvvisazione, perché improvvisare lo sapete, non vuol dire mettere giù note a caso. Ci sono comunque delle regole all'improvvisazione, delle scale, c'è un'armonia da seguire per l'improvvisazione, non è che si può buttare giù note a caso, quello non è improvvisare, quello è buttare giù note ad cazzum, si diceva qualcuno. Qual è il problema? Che
che siccome i musicisti classici hanno sempre avuto, o quantomeno ce l'avevano in passato, forse oggi un filomeno, una sorta di aria di superiorità, una sorta di snobismo nei confronti di chiunque suonasse musica che non fosse afferente o riferibile a quello che studi in conservatorio, quando poi gli altri musicisti, nella fattispecie jazzisti, come dire, possono attaccarli su qualche fronte, ovviamente lo fanno in maniera diretta e senza i guantoni. Che un jazzista improvvisi meglio di un musicista classico, generalmente parlando, beh, ça va sans dire, perché il jazz è basato sull'improvvisazione. La musica classica non è basata sull'improvvisazione, la musica classica è l'esatto opposto. La musica classica è basata sul fatto che quel pezzo si suona in quella maniera. E se tu quel pezzo lo suoni anche con le stesse note, ma con l'interpretazione sbagliata, con delle dinamiche sbagliate, con delle articolazioni sbagliate, con un fraseggio sbagliato, ti diranno che quel pezzo è suonato male, anche se le note sono le stesse. Cambiare le note a qualcosa scritto Mozart e Beethoven non rientra neanche nell'universo concepito e concepibile dai musicisti classici. Per cui è sbagliata il porre la questione. Cioè non è questione se è meglio una cosa o meglio l'altra, sono due approcci diversi e molte cose si basano anche veramente su stereotipi, come il pensare che i musicisti, che i jazzisti non sappiano leggere la musica, non è affatto vero. I musicisti, i jazzisti non hanno davanti, come dire, uno spartito dettagliato come c'è un musicista classico, ma non vuol dire che non sappiano leggere la musica. E non vuol dire che non conoscano l'armonia, e torniamo anche al discorso dell'armonia, che Melozzi dice i musicisti classici non conoscono l'armonia. I musicisti classici non conoscono l'armonia, quelli che l'hanno studiata male. Non è molto. Cioè, la questione si chiude qui, non si può generalizzare, è sciocco farlo anche, mi consente il buon Melozzi. Per cui, cosa succede? Che se tu per 10 anni di conservatorio, dico 10 anni perché mediamente un corso medio in conservatorio dura 10 anni, studi determinate cose, sarai bravo a fare quelle cose. Se le altre cose non le studi, non si potrà pretendere da te che tu le sappia far bene. Cioè, non si può chiamare un idraulico e poi lamentarsi perché non è capace di aggiustare il quadro elettrico. Non è il suo lavoro. Poi ci sarà l'idraulico che è anche capace di mettere mano al quadro elettrico e un elettricista che è anche capace di sistemare un tubo, ma non è fondamentalmente il loro lavoro. Per cui vi prego, basta con queste proprio polemiche sterili, inutili, sciocche e senza nessun costrutto. Viviamo in un periodo già comunque molto difficile per la musica in generale, per tutti i settori musicali, soprattutto per le nuove generazioni. Ci manca solo di mettersi ad accapigliarsi su chi fondamentalmente ce l'ha più lungo, perché poi fondamentalmente riportati in musica, ma è sempre, la questione è sempre quella. Sono più bravo io, sei più bravo tu, no, io sono migliore, io so suonare Rachmaninoff, tu no. Sì, tu non sei, io non so suonare Rachmaninoff, ma tu non sai accompagnare al Bacchiara di Vasco Rossi. Basta, vi prego, basta. Cioè, cerchiamo di capire che oggi abbiamo come musicisti già un'infinita serie di problemi riferiti al mercato, riferiti al fatto che comunque c'è una quantità di musicisti che esce dai conservatori o dalle scuole di musica in generale, che difficilmente il mercato potrà assorbire, difficilmente il mercato potrà assorbire la quantità di musicisti che esce dai nostri conservatori. Poi va bene, quelli della mia generazione diranno, però il conservatorio oggi non si studia seriamente come i nostri tempi, oggi sono i crediti, c'è gente che si diploma senza conoscere bene lo strumento. Probabilmente è anche vero, io insomma sono tanti anni che non studio più in conservatorio e non sono molto addentro alle ultime dinamiche, però quello che sento dire da colleghi e amici, che poi più o meno alla mia età, quindi probabilmente hanno la mia stessa visione della cosa, fondamentalmente si riferisce a questo. Va bene, ma a un certo punto chi se ne frega? Il punto fondamentale è per tutti coloro che vogliono fare della musica la professione, quindi non uno svago, non un hobby, non una cosa da fare nel tempo libero, ma una professione. C'è Quindi sono stati formati per avere le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro? Sarebbe fin troppo banale dire no, ma non voglio fare la parte del vecchio, dice ah, i miei tempi era meglio e cavolate del genere. Però è indubbio che oggi ci sia questo problema lavorativo, questo problema formativo, per cui le polemicucce estive, sterili su chi sia meglio, lasciamole perdere. Oppure, in alternativa, abituiamoci a questa guerra tra poveri in cui chi ha un minimo, come dire,
una certa posizione all'interno del business della musica può permettersi dall'alto di dare preziosi, di dispensare preziosi consigli e perle di saggezza. E chi non è ancora arrivato a un livello neanche di sussistenza, perché non dimenticate mai che la professionalità è una cosa, il professionismo un'altra. La professionalità è fare il lavoro del musicista o qualunque lavoro, o qualunque lavoro in maniera professionale, seria, preparata, e precisa e soddisfacente. Il professionismo è fare in modo che questa attività sia quello che ti fa pagare i conti, i mutui, le bollette, l'affitto, le rate della macchina, le vacanze, eccetera, eccetera. Insomma, quindi, e non sempre le due cose combaciano. Io conosco tantissime persone che fanno un altro lavoro e poi sono degli ottimi musicisti che suonano nel tempo libero anche ad ottimi livelli, insomma, però sono due cose ben diverse. Per cui non facciamo guerra tra poveri. Cerchiamo piuttosto di essere un po' più concreti e cerchiamo di capire come si può fare oggi a lavorare nel mondo della musica, indipendentemente dal fatto che uno faccia concerti alla Filarmonica di Berlino o in un club in provincia di Pavia. Non è così importante, non me ne vogliono gli amici pavesi, detto, la prima città che mi è venuta in mente, insomma. Non è questo, il punto è riuscire a fare questo lavoro professionalmente, che lo si faccia suonando, componendo, arrangiando, registrando, insomma, quello che vi pare. Però il punto è riuscire a fare questo lavoro in maniera da professionisti, quindi in maniera che sia quello che poi ci fa vivere. Concludendo quindi, lasciamo stare le polemicucce, ve ne prego, concentriamoci sulle cose un po' serie della vita, quantomeno sulle cose serie del lavoro. Impariamo a trovare il nostro posto all'interno di questo business complicato che è la musica e facciamo la cosa con la massima prima professionalità e poi, se possibile, facendolo in maniera che diventi il nostro lavoro principale. Ma con le chiacchiere non combiniamo niente. Alla prossima.